La presentazione di Pokémon Spada e Scudo ha attirato gli sguardi sia dei fan più affezionati sia dei semplici curiosi. Il ritorno della console ammiraglia di casa Nintendo è un passo da non sottovalutare e in attesa dell'uscita fissata per fine 2019, l'attenzione degli appassionati si è concentrata su un altro aspetto fondamentale della produzione, gli starter con i quali dare il via all'avventura. Giunti alle porte dell'ottava generazione, abbiamo pensato di lanciarci in un viaggio al ritroso nel tempo, partendo proprio dalla regione degli storici 151 mostri tascabili, ricordando tutti gli starter con cui abbiamo intrapreso il cammino per diventare grandi allenatori. Tutto inizia nella regione di Kanto, nel lontano 1996, ed attraverso il proprio Game Boy, ogni ragazzo dell'epoca poteva dar vita alla propria avventura, ispirata alle gesta di Ash Ketchum e del suo Pikachu. Prima di riempire il proprio Pokédex e darsi battaglia col malvagio Team Rocket, però, era necessario fare la scelta per eccellenza. Quale Pokémon prendere tra i tre disponibili? Erano gli inizi della prima storica generazione ed il trio era composto da Bulbasaur, Charmander e Squirtle. In questo modo, attraverso le versioni del gioco rosso e blu per Game Boy, si delineava la regola fondamentale degli starter. Tra i 15 tipi disponibili, la prima scelta sarebbe sempre stata tra Pokémon d'erba, fuoco e acqua. Prima di passare alle generazioni successive, però, è bene citare il curioso caso di Pokémon Giallo, dove la scelta iniziale semplicemente non esisteva. In questa versione alternativa, l'incipit dell'anime era stato ripreso fedelmente ed il giocatore aveva in dotazione solo il celebre Pikachu. Il mostriciattolo, inoltre, al pari delle avventure di Ash, rifiutava di ritornare nella propria sfera e di evolvere, rappresentando così una piacevole variazione sul tema. Dopo un inizio sfolgorante, Game Freak continuò ad ideare nuove creature, dando vita ad un'altra generazione. Per giustificare la comparsa del centinaio di specie inedite, si scelse quindi di ambientare il titolo a Johto, una regione ad ovest di Kanto. Al giocatore veniva fatto dono di un proprio Pokémon per difendersi da quelli selvatici lungo la via, grazie alla generosità del professor Elm, uno studioso delle creature al pari del più celebre Oak visto nella serie precedente. Nei capitoli oro, argento e cristallo, il giocatore era chiamato a scegliere il proprio beniamino tra Chikorita, Cyndaquil e Totodile. Superato il nuovo millennio, cambiò anche la console portatile di riferimento. Pokémon approdava su Game Boy Advance con Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Anche in questo caso ci fu un cambio di regione e Hoenn divenne il teatro della nuova avventura. Il trio di starter in questo caso era rappresentato da Trico, Torchic e Mudkip. E sebbene rispecchiassero il classico trittico di tipologie erba, fuoco, acqua, per la prima volta le loro evoluzioni prevedevano delle tipologie miste. Torchic, una volta trasformato in Combusken e Blaziken, era in grado di apprendere degli attacchi di tipo lotta, mentre Mudkip associava delle mosse di terra alla sua natura acquatica. Il nuovo trend venne seguito anche nei capitoli successivi Diamante e Perla, pubblicati su Nintendo DS. Ambientati nella regione di Sinnoh, il trio di creature era composto da Turwig, Chimchar e Piplup. Ognuno vedeva al raggiungimento del terzo stadio evolutivo una tipologia associata a quella base, che andò a definire le accoppiate erba-terra, acqua-acciaio e il ritorno del binomio fuoco-lotta. Giunti alla quinta generazione, arrivò uno sforzo produttivo non indifferente, che portò Game Freak ad introdurre ben 156 nuovi Pokémon, una cifra più alta rispetto agli scorsi capitoli. Il numero di creature collezionabili era quindi giunto ad un totale di 649, e per dare risalto alla nuova generazione e alla remota regione di Unima, gli sviluppatori decisero di sbloccare le vecchie specie solo dopo aver ottenuto il Pokédex nazionale. Pokémon Nero e Bianco videro quindi gli starter Snivy, Tepig e Oshawott, ma la doppia tipologia rimase un vantaggio del solo mostro di fuoco. Al successivo cambio di console con l'arrivo del Nintendo 3DS giunsero i capitoli X e Y. Le tipologie si allargarono con l'introduzione della nuova specie folletto e del trio di starter era rappresentato da Chespin, Fennekin e Froakie. Di tutte le creature inedite che popolavano la terra di Kalos, però, solo quest'ultima conobbe una certa fama. La terza evoluzione di Froakie, ossia Greninja, ha infatti partecipato come lottatore nel roster della rinomata serie dei Super Smash Bros. La settima generazione di Pocket Monster vedeva come scenario la regione Alola. Era il 2016 ed erano passati ben 20 anni dall'esordio delle versioni rosso e blu di Pokémon. Alola, tra l'altro, modificava l'aspetto di alcune creature già viste in passato, ed in generale l'accoglienza fu decisamente positiva.
In molti hanno definito Sole e Luna come i capitoli migliori della serie, ed il tris Rowlett, Popplio e Litten ha di certo contribuito al loro successo. In particolare in Senator, l'evoluzione di Litten ha goduto dello stesso trattamento di Greninja, esordendo nel cast del recente Super Smash Bros. Ultimate. Arriviamo pertanto a Galar, l'inedita area dove si svolgerà il nostro cammino in Pokémon Spada e Scudo. Nei 7 minuti di presentazione hanno fatto la loro apparizione Scorbunny, Sobble e Grookey, rispettivamente di tipo fuoco, acqua ed erba. Per scoprire quali abilità ci riserveranno queste creature, dovremmo però attendere la fine del 2019. Si conclude qui la nostra lunga carrellata di starter nella storica serie di Pokémon. Quali sono i vostri preferiti? Prima di rispondere, ricordate però di iscrivervi al nostro canale ed attivare la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati sui nuovi video di EveryEye.it.